Ed eccovi cari buongustai, anche oggi nella cucina di A Casa Tua, sempre con identità, gusto e benessere. Tanti di voi mi hanno scritto su Facebook, Instagram, chiedendomi ancora di realizzare qualcosa a base di albicocche, visto che se ne trovano, devo dire, anche a buon prezzo. Le nostre sono di altissima qualità e sono di Natura, un marchio, una garanzia, organizzazione di produttori che ha sede a Polistena, ma annovera, lo ricordiamo ancora, il meglio della produzione agroalimentare, soprattutto dei frutti, no? Che abbiamo nel nostro territorio, in tutta la regione. Per cui albicocche ancora protagoniste e benessere, perché ricchissime di vitamine, soprattutto di vitamina A, quindi protegge la nostra pelle, lo ripetiamo ancora, da raggi del sole. Il sole ci fa tanto bene, ma abbiamo bisogno di contrastare i raggi ultravioletti, ok? Di schermarci. A questo punto realizzeremo due ricette, una che volevo riesumare, così si può dire, sì, dal libro Sapori di ordinaria eccellenza, ed è una ricetta tradizionale della provincia di Cosenza che vide una protagonista pazzesca alla quale sono molto legata, che è Graziella de Altomonte, e un'altra facilissima proprio anche, i ragazzi, insomma, i bambini riescono a realizzarla in 4 e 4-8. Andiamo agli ingredienti. Ed allora, gli ingredienti per realizzare lo strudel, un classico naturalmente, lo strudel con le mele, che vede all'interno l'uvetta, sultanina con i pinoli, burro, pangrattato. In questo caso noi invece andremo ad unire le proprietà di frutta, 100% frutta, a questo punto disidratata, e quindi vorrei unire le proprietà antiossidanti delle nostre albicocche, vedete, delle albicocche insieme, adesso vi faccio vedere. Ringraziando per essere ancora con noi Supermercati con te.e della Calabria, invece dell'uvetta sultanina andiamo a prendere frutti rossi, quindi antiossidanti per definizione. Eccoli qua, i nostri frutti rossi che andremo a inserire per leggermente reidratare, ok? Perché sono dei semi dry, non sono proprio essiccati, nella nostra confettura di albicocche, intanto che magari pestiamo il sostituto croccante e isolante del pangrattato, che è, guardate cosa, è un biscotto sbriciolato, che potrebbe essere un biscotto ai cereali, quindi con la grana molto molto spessa. Voi lo pestate, vedete, e lo sostituite naturalmente al pangrattato, così date anche un po' di dolcezza in più, poiché la nostra confettura, come vedrete adesso, noi l'andremo a realizzare solo ed esclusivamente con polpa di albicocche. Lo faremo insieme, anche se io, venite qui, l'ho già realizzata grazie alle nostre pentole di Stop Price, che sono fondamentali per realizzare confetture senza aggiungere ovviamente pectine e quant'altro. Ringraziamo anche il fatto che l'albicocca ha un quantitativo di pectina naturale quasi pari alla mela, pensate un po', per cui guardate che fluidità pazzesca. Vedete, qui c'è solo un cucchiaio di zucchero di canna integrale grezzo e succo di limone, poi fuoco lento nella magica padella. Detto questo, gli ingredienti quindi sono albicocche, lo ripetiamo ancora, della pasta sfoglia rotonda o rettangolare, limone, il succo, dello zucchero di canna, guardate, lo mettiamo qui, grezzo integrale, e poi dei frutti rossi, ve li metto qui così ve li potete ricordare. Andiamo adesso a realizzare lo strudel, perché poi invece realizzeremo insieme anche la confettura di albicocche, che servirà nella seconda parte a realizzare il bocconotto, il bocconotto altomontese ancora, con le albicocche di Natura. Srotoliamo la sfoglia, la bucherelliamo
per non rischiare di gonfiarsi in cottura e deformarsi. Potreste realizzare ovviamente anche delle mini tatin, delle mezzelune, insomma dei bauletti, qualsiasi cosa. Ecco, con una pasta sfoglia o pasta brisè si può davvero, ci si può sbizzarrire in pochissimo tempo. Poi potremmo anche realizzarlo un giorno insieme, lo abbiamo già fatto nelle precedenti edizioni, come realizzare la pasta sfoglia o la pasta brisè. Per cui al pan grattato della classica ricetta del nostro strudel tutto tirolese, salutiamo tutta l'Italia che ci stesse anche guardando, perché no, sul web abbiamo tantissimi iscritti da tutta Italia, sul canale YouTube A Casa Tua TV, che è sempre lì disponibile per farvi rivedere tutte le puntate, sin dalla prima andata in onda. Ma qual era la caratteristica peculiare? Il fatto che andavamo anche nelle case e i protagonisti, no? Che rendevano ogni puntata di A Casa Tua unica. In questo caso adesso lo sono i prodotti. I prodotti sempre di più, quindi con l'identità e il gusto, conferiscono l'unicità ad ogni singola puntata di A Casa Tua. Quindi noi siamo e nasciamo come produzione proprio TV per valorizzare i prodotti agroalimentari e anche le persone, quando o li producono questi prodotti o li trasformano nel nostro territorio, magari anche dell'Italia. Andiamo con davvero 5 minuti 5, avendo la confettura di albicocche, occorrono per realizzare questo strudel. Quindi frutto rosso, potrebbe essere anche una bacca di goji, perché il goji italiano ce l'abbiamo. Adesso tra poco vedrete sul nostro carrello la birra al goji, addirittura. Goji italiano, guardate, andiamo nel campo un attimo, lungo i filari del goji, pronto, prontissimo a darci nuovi frutti quest'anno. E sapete che è la quantità ORAC, che quindi è l'unità che misura il livello di antiossidanti presenti, è elevatissimo, quindi in vetta alle classifiche, insieme al sambuco, insieme a tutti i frutti che sapete sono considerati dei functional food. Prendiamo ancora dell'albicocca e continuiamo il nostro strudel. Prendiamo la confettura di albicocca in questo caso, vedete? Non c'è bisogno assolutamente di pectina, quindi l'albicocca è proprio vocata ad essere confetturata. Continuiamo, non perdetevi nulla. Ed allora, col caldo e la confettura tiepida, siate veloci a comporre lo strudel, ma nel forno poi naturalmente si riprenderà, almeno speriamo. Questo caldo è davvero pazzesco per i nostri dolci. E allora adesso, intanto che io vado a pelare le albicocche, le divido in due e più o meno le disfo così con le mani, le metto nella padella che deve essere di alluminio pressofuso con triplo quadruplo strato antiaderente, quindi stopprice, www.stopprice.com, l'avrete anche biologiche, sono tra l'altro, un cucchiaino di zucchero di canna, succo di limone, le lasciate andare, così avrete la vostra confettura, che poi potrete anche mettere per conservarla almeno 6 mesi in un luogo fresco e asciutto, in vasetti sterilizzati, che potete sterilizzare o nel vostro forno a microonde se vi servono poche quantità, o nel vostro forno. Andiamo, perché andiamo in forno noi, preriscaldato, 180 gradi, statico. Andiamo ancora a Roseto Capospulico, perché? Perché so che freme dalla voglia il nostro chef Andrea Marangi, dalla voglia di farvi vedere un primo piatto che è la loro proposta, la proposta dell'Osteria La Nicchia, proprio nel cuore del borgo autentico di Roseto Capospulico. Andiamo nell'Alto Ionio, Andrea.
Buongiorno Anna, ciao e buongiorno a tutti voi. Oggi qui all'Osteria La Nicchia vi proponiamo un primo che accomuna sia il mare che la terra e partiamo con gli ingredienti, sono cipolla di Tropea, seppia, pomodorino scottato, prezzemolo e olio. Andiamo in cucina. Allora, partiamo con la padella, mettiamo dell'olio, facciamo soffriggere la cipolla di Tropea, attendiamo qualche minuto, poiché inseriamo la seppia tagliata a julienne o meglio come preferite, grossolanamente, aspettiamo che soffrigga un pochino il tutto, poiché sfumiamo con del vino bianco. Attendiamo qualche minuto, inseriamo i pomodorini scottati precedentemente e pelati, tagliati sempre finemente, e creiamo questa piccola salsina d'accompagnamento alla pasta che prepareremo, precisamente delle tagliatelle al basilico. Caliamo la pasta, attendiamo la cottura, calcoliamo tra i 4-5 minuti, poiché possiamo versarla direttamente nella padella, risottandola anche con il sughetto stesso formato. Mettiamo del prezzemolo e poi poiché inseriamo dei fiori di zucca precedentemente puliti anche e saltiamo il tutto. Impiattiamo questo primo nella nostra saletta che si affaccia qui sul mare, quindi vi aspettiamo a Roseto Capospulico a degustare i nostri prodotti presso l'Osteria La Nicchia. Grazie e arrivederci a tutti. Spettacolo, 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 questo primo piatto, meraviglia! Una pasta aromatizzata e noi intanto da poco abbiamo visto nel nostro carrello, andiamo su Pastificio Gioia, il nostro pastificio artigianale a Gioia Tauro, la Struncatura, ristorante e pizzeria, anche lì potete andare direttamente a far visita al pastificio, al laboratorio artigianale appunto, e anche degustare direttamente al ristorante le specialità. In questo caso, vedete, adesso abbiamo la fileia o fileja alla cipolla rossa di Tropea Calabria GP, che è un successone di Pastificio Gioia. Andiamo ad aprire quindi le albicocche, ritorniamo alla nostra confettura, che adesso, mentre andremo in pubblicità, la lasceremo andare. Io ne ho già realizzata in quantità per realizzare cosa? La ricetta che ho ripreso da una delle puntate di A Casa Tua, che poi ha anche firmato una ricetta del mio libro Sapori di Ordinaria Eccellenza, edito da Luigi Pellegrini. Quindi 100% Cosenza, bocconotto altomontese della nostra Graziella. Ecco qua. Così le apriamo, la padella la fate o casseruola, insomma, purché sia così, d'alluminio pressofuso abbiamo detto, è antiaderente. La andiamo a mettere già ben calda con le nostre albicocche. I colori della salute, beta carotene, quindi il massimo per ritardare l'invecchiamento cellulare, ma soprattutto a livello proprio cosmetico anche. La polpa delle albicocche cosa fa? Abbiamo detto che è un emolliente, rigenera e idrata la nostra pelle. Facciamo con le albicocche cotte, invece di buttarle, le peliamo, le ricetta cosmetica la chiamiamo, le peliamo, le andiamo ad emulsionare insieme a dello yogurt intero e facciamo una bella maschera idratante e illuminante, garanzia dell'illuminazione che avrà improvvisa il vostro incarnato. Una bella maschera, la facciamo riposare, evitando il contorno occhi naturalmente, la facciamo riposare per almeno 10 minuti, sciacquiamo e la natura vi ringrazia. Ops! Bene, veloce veloce che dobbiamo andare in pubblicità, che è già tardino, succo di limone.
Ah, meraviglia. Spremetelo con le mani se non ha semi il limone. Perché? Perché rinforzate anche le cuticole delle vostre unghie. Prendiamo un cucchiaio e mettiamo, come vi avevo promesso, per questa quantità solo un cucchiaio di zucchero di canna grezzo. È integrale. Consigli per gli acquisti a Casa Tua Identità, Gusto Benessere. Torna tra pochissimo per i Bocconotti Altomontese con Albicocche. E rieccovi, allora avete visto, l'abbiamo fatto uscire dal forno lo strudel con le albicocche, mirtilli disidratati noi voi e poi lo strato di confettura di albicocche che abbiamo realizzato rigorosamente con albicocche dell'OP Natura con le nostre pentole stop price, solo con un goccio di succo di limone e poi dello zucchero integrale di canna. Vedete dov'è la nostra confettura? Questa l'avevo già realizzata io prima, perché adesso la ricetta che seguirà saranno dei bocconotti altomontesi, riprendendo la ricetta dal libro Sapori di ordinaria eccellenza. Ecco qua. E qui invece abbiamo la confettura che abbiamo realizzato per farvi vedere come realmente la pectina delle albicocche naturale, per sincerarvi. Ecco qua, come San Tommaso, se non vedo non credo, vedete? Niente pectina, solo albicocche, succo di limone, un po' di zucchero integrale. Allora, andiamo allo strudel che abbiamo ultimato con zucchero al velo, vanillinato, eccolo qua, e vi do la ricetta, anzi vi do la ricetta, intanto che si raffredda un po', poi lo andiamo a tagliare, mettiamo ancora qualche mirtillo disidratato, facciamo entrare la grafica per la ricetta del nostro strudel di albicocche, facilissimo da fare anche con i vostri bambini, o da farglielo fare i vostri bambini. Un disco di pasta sfoglia, 10 albicocche, 3 cucchiai di biscotti pestati, 25 g di mirtilli disidratati, quanto basta di succo di limone, un cucchiaio di zucchero integrale di canna, quanto basta di zucchero a velo vanillinato. Ed ecco qua che ci siamo, prendiamo un coltello pane, lo prendiamo dal nostro ceppo di Stop Price, è ancora molto 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 caldo, questo si deve raffreddare, vedete qui? Che meraviglia! Dai, qualche mirtillino, prima colazione, merenda sana e chi più ne ha più ne metta. Andiamo adesso agli ingredienti e quindi prendiamo il mio libro, andiamo alla pagina dei Bocconotti Altomontesi e vediamo che ricetta e che ingredienti ci riserva la nostra Graziella De Rosa, che saluto con immenso affetto, lei e tutta la sua famiglia. Andiamo in quel di Cosenza. Eccola qua, mettiamola qui in bella vista e quindi ci occorrono delle uova, quindi della farina per dolci, dello zucchero, sempre integrale, meglio, e grezzo, poi del burro morbido, del lievito vanigliato, scorza di limone e poi la confettura di albicocche. Che homemade. E allora non perdetevi nulla, prendo la scodella e inizio a seguire passo passo, anzi andiamo sul canale YouTube e cerchiamo come poterla rivedere insieme sul canale YouTube di A Casa Tua TV. Andiamo a cercare sulla nostra Smart TV a un prezzo eccezionale su www.stoprice.com.
Ebbene, mettiamo quindi gradualmente la farina dopo aver messo il burro morbido con lo zucchero, la scorza di limone grattugiata. Abbiamo aggiunto un uovo alla volta, abbiamo mescolato. Vedete, fino a che non si rassoda la farina per quanto se ne prende. Vi darò naturalmente poi la ricetta per realizzare i bocconotti. Questo dolce proprio che riprende la tradizione cosentina dolciaria. Potete inserire, ovviamente lo sapete, come tradizione vuole, qualsiasi confettura. Vicino alla montagna cosentina si utilizzano anche delle confetture con i frutti che la montagna offre, quindi spesso con confettura di sambuco, con meline selvatiche, con le pere o comunque con, in Calabria direi, con marmellata di agrumi. Ecco, un prodotto davvero pazzesco, che poi pazzesco perché? Perché si può realizzare in anticipo rispetto magari ad altri dolci se non avete tempo, perché ha una shelf life, dura davvero tanto come tutti i dolci di un tempo, quindi in una bella campana di vetro o in un bel portatorte si mantengono anche per 10 giorni. Andiamo avanti così finché non avremo la consistenza di una frolla. Qui è inutile dirvi, fa caldo, ma sempre con identità, gusto, benessere, realizzando i bocconotti altomontesi con confettura di albicocche. Ed eccoci che ci siamo. E allora, mentre imburriamo, io in realtà l'ho già fatto durante la pubblicità, i nostri stampini, guardate, semplicemente con burro, che ormai con questo calore è diventato liquefatto, farina naturalmente, lo facciamo qui all'interno della nostra frolla, avete visto come è diventata bella, omogenea, con la procedura d'assorbimento di farina, per cui un tempo si era così estemporanei, veloci. Ecco qua. E allora vi voglio dare la ricetta, dai, per realizzare i bocconotti altomontesi con confettura, in questo caso di albicocche o quella che voi volete. Facciamo entrare la grafica, io ve l'ho detto direttamente dal libro. Abbiamo per 12-15 pezzi 4 uova, 200 g di zucchero semolato, 150 g di burro, una bustina di lievito vanigliato, quanto basta di farina per dolci, un limone di Calabria ovviamente, 150 g di confettura o 150 g di marmellata. E questa, è la ricetta della nostra Graziellina, direttamente da Altomonte. Andiamo a comporre bocconotti in forno a 180 gradi, intanto lo preriscaldate in modalità statica. Ed allora, eccoli qua i nostri bocconotti, io li ho sfornati nel frattempo, avete visto come riempirli? Guardate, ho rispettato la ricetta, ma ho variato
rispetto allo zucchero semolato, lo zucchero integrale di canna, che con questo caldo, in reazione anche alla quantità di lievito, potrebbe farveli aprire. Ma a me piacciono da impazzire, perché si vede questa confettura come mamma l'ha fatta, praticamente realizzata al naturalissimo. Li facciamo raffreddare un po', poi li sformiamo su un bel piatto. Zucchero al velo, sempre vanillinato, di noi voi, supermercaticonte.e. Grazie per l'attenzione, che non è mai scontata, cari buon gustai, e buon caldo a tutti, sempre con identità, gusto e benessere. Alla prossima!